ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete sono in bolognese, adesso devo ancora calare, ho messo una profondità varia e siamo alla ricerca di grossi cefali e bei cavedani. Quindi direi di non aspettare troppo tempo e partire, ma mi raccomando lasciate like, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, mi aspetto tanti like per un video del genere. Dunque non perdo altro tempo e vi lascio la sigla. Bene, andiamo a innescare il nostro bigliettino. Provo a metterne tre, vediamo un po' come reagiscono i pesci. Ok, galleggiante da 8 grammi. Adesso andiamo a cercare qualche pesce. Là sono in zona cavedani. Proviamo a vedere qualche cefalo. Qui è pieno di pesci questo posto. Siamo un po' in passata. Come esca sto utilizzando il bigliettino adesso, ma volendo anche tremoline. Mi sono portato via la fionda, in modo che se c'è da pasturare con bigliettino posso pasturare. Sto utilizzando un finale molto fine, dello 0,10. Quindi se non mi vedrete tirare come un bastardo è anche per quello. Comunque sto pescando molto leggero, l'acqua è molto limpida quest'oggi. Per cercare i grossi cefali parliamo anche di pesci sopra i 2 kg. Preso, questo è un cefalone. No, si è ammollato. Ha fatto una bella mangiata. Comunque si parla di pesci di una certa taglia, molto furbi soprattutto. Quindi dobbiamo cercare un po' di dare il nostro meglio, anche con terminali sottili. Amo del 14, siamo una via di mezzo. Per ora sto utilizzando un amo curvo, tondo. Dopo vedrò se cambiare, ho vari ami da poter provare. Forse devo anche cambiare la profondità. Forse sono troppo alto, forse sono troppo basso, non lo so. Bisogna provare. Qua sicuramente la pesca attaccata al fondo non ha senso, perché ci sono vari scalini in profondità nella passata, quindi ci troveremo o a dover pescare sempre nello stesso identico punto o con troppo poco fondo, troppo eccetera eccetera. Quindi preferisco fare una passata dove il pesce è più presente, ovvero mezz'acqua, e cercare di prenderlo nel branco, perché qua c'è un vero e proprio mega branco di cefali. Bel cavedano. Ah no, una bremona. Questa mega brim. Via. In the net. Padellona. Bella padellona. Allora, oggi sicuramente l'esca che fa da padrone è il bigattino. Mi permette di pescare molti tipi di pesci, dalla brema, il cefalo, cavedano, con un buon innesco di 4-5 bigattini non incalzati ma tutti messi per la testa o per la coda. Permette anche di fare un po' di selezione, comunque il pesce è già di taglia, sul pesce più piccolo peserà 7-8 etti. Le catture avvengono ed è anche molto divertente. Non sto pescando sul fondo, anzi sono minimo 3 metri dal fondo in poi. Partiamo da un fondo di 4-5 metri,
fino a 6-7 e io sto pescando con un metro e 20. Quindi, come vedete, le bremme sono molto staccate. E direi di continuare la pescata e vedere cosa succede. Ce l'ho, ce l'ho. Cefalo, guarda che bel cefalo. Finalmente, finally, un bel cefalo. Con la level team 5500 EX. Combatte anche bene. Guardate qua che bel cefalone. Tira, tira. Vai! No! Pensate che ce ne sono grandi il doppio qua. Ok, ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ok. Ok. Guardate qua. Che pesciotto. Guardate qua che pesciotto. Oh 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 oh. Ciao, ciao, ciao. Un altro, subito. Un altro cefalo, via. Un altro cefalo, mangiato bene, ho trovato la profondità. Ehi, ehi, no, oh, non riesco a farlo entrare, ok. Avete presenti i delfini? Ecco, uguale. Ecco qua. Ok, liberiamolo e via, che va. Buono. Ho trovato il modo di prenderli, profondità eccetera eccetera. Sto utilizzando l'ammo della serie 2N, ovvero nichelato, del numero 15, con dei bigaltini presi per la testa e per la coda. Ora adesso calo e ve ne faccio uno subito instant. Eccolo, questo è un cavedano, eccolo qua, cavedano piccolino. Opla. Preso. Preso. Altro bremone, altro bremone, big bream. Ok, ah, questa è più piccolina, sembrava più grande in distanza. Ok, ok, tac. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, tante catture e di bella taglia. Mi raccomando ragazzi, like, condivisione e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Presto porterò altri video, dato che mi sono divertito tantissimo. Ciao a tutti.